Eccoci nuovamente, tutti i figli di Campanaro. È il nostro ospite, nome e cognome? Alberto Bucci. Alberto Bucci, buongiorno, infinita gloria del basket italiano. Che ci dobbiamo aspettare il giorno 10 gennaio al Pallacalafiori di Reggio Calabria, innanzitutto? Ma penso una grande festa, dove ci sono ex atleti che giocano ancora, molti di questi hanno vinto il mondiale over negli anni, l'anno scorso, l'anno prima, perciò tutti i giocatori che sono pronti a regalare spettacolo e divertimento alla gente. Insomma, grossi nomi, chi è il nome più intrigante tra i giocatori a suo avviso, coach? Beh, sicuramente Riva, che è stato per anni capocannoniere della nazionale, del campionato italiano, ma insieme a Riva ci sarà Sbarra, ci sarà Brunamonti, ci sarà, che ha vinto tanto, Brunamonti è stato uno dei giocatori più importanti del campionato italiano, ci sarà Carrera, ci dovrebbe essere tanti giocatori adesso. Io conosco molto bene il roster, anche perché ci ha giocato e continua a giocarci il nostro grande idolo Roberto Bullara. Ma sì, la nostra compagine, la Viola Reggio Calabria, ha qualche chance di vincere contro la superpotenza azzurra? Ma io penso che se la mettiamo su questo discorso, credo che sminuisca un po' l'evento. Sì, il risultato è una battuta. No, certo, il risultato alla fine sarà che la gente deve ricordare che questi giocatori hanno regalato tanto alla pallacanestro italiana, e che ci sono giocatori, c'è la squadra della Viola che ha fatto tanto nel basket italiano in quegli anni, dove è stata una delle squadre sicuramente più importanti del campionato, e che ha regalato momenti meravigliosi, e speriamo che questa partita faccia in modo che scuota tutti gli interessi di tutti le persone di Reggio Calabria, che hanno possibilità economiche di potersi mettere insieme e di riportare Reggio Calabria a quello che è per diritto il suo posto, cioè in Serie A. Da amante del basket, un canestro come quello in Livorno-Milano o quello di Treviso contro Reggio Calabria può cambiare la storia di una squadra, di una società? Beh, per Livorno ha cambiato, perché dopo quella partita, che non era solo canestro, non dimentichiamo che il ricorso venne fatto poi alla fine, perché il canestro non poteva dimostrare niente, anche se era buono, i 12 minuti giocati da King con 5 falli, e la partita di Reggio Calabria a Treviso ha cambiato, per Livorno ha cambiato, e credo un po' anche per Reggio Calabria poi alla lunga, perché sicuramente c'è le delusioni, qualcosa non va più bene e cambia la storia. Questo credo che sia un fatto importante. Ora, con il istante replay, non sarebbero mai caduti questi due fatti. Sicuramente. E dunque, rinnoviamo l'appuntamento. 10 gennaio, Pallacalafiori, sorrisi per tutti, lo scopo è benefico e ci auguriamo sia una, certo, grande festa, coach. Io me lo auguro, perché sono di Reggio Calabria, la popolazione ha sangue che è un po' di basket dentro, cioè, e poi io sono legato per tanti motivi a Reggio Calabria, uno fra tutti, al di là della pallacanestro, le persone che ho conosciuto, il giudice Viola, che per me è stata una persona meravigliosa che ho conosciuto, e ogni volta che vedo ho il piacere di potergli stringere la mano e sorridere. Spero che ci sia, perché sarà un giorno bello anche per quello. Non ne fanno più dirigenti così in Italia, dico bene? No, ma infatti io lo incontrai al funerale di Porelli, e voglio dire, dirigenti come Viola, come Porelli, come il periodo di Morbelli, di Allievi, di Bulgheroni, di tutta gente che lavorava in Lega per la pallacanestro, con la pallacanestro, ma soprattutto il loro obiettivo era il bene comune, cioè il bene di tutti. E credo che siano stati anni meravigliosi a pallacanestro perché c'erano questi dirigenti, e questi dirigenti hanno fatto tanto per la pallacanestro. Chi lo marcherà, Sandro Santoro? Stefano Sbarra? Sì, penso di sì, o Bramonti o Sbarra, faremo arrabbiare Santoro, anche se va bene. Il pericolo è Bullo, perché Bullo me la mette ancora dentro. Ah, hai capito. Bullo, quando gioca con noi, con la nazionale, la mette ancora, ed è determinante per le vittorie che abbiamo avuto ai mondiali, soprattutto anche in a Salonico, che abbiamo vinto il campionato mondiale over, e lui l'ha messa ancora, la manina non l'ha persa, poi si allena, si tiene in forma, perciò
adesso sarà mio avversario, dovrò stare attenti, molto attento. Sì. Coach, un abbraccio, ci vediamo il giorno 10. Un abbraccio a voi e un abbraccio grande a Reso Calate. Ci vediamo il giorno 10 là. Alla prossima. Un abbraccio. Era Alberto Bucci, gloria infinita del basket italiano, allenatore della nazionale over 45, che sarà in scena qui a Reggio Calabria al Pala Calafiore. Appuntamento da non perdere, il 10 gennaio alle ore 18, nazionale master contro le glorie della Villa Reggio Calabria.